tanti colloqui di queste ore, di questi giorni che avete visto, il Consiglio europeo, gli incontri internazionali sulla crisi ucraina, le iniziative che abbiamo fatto a Berlino, le iniziative che abbiamo fatto a Parigi, quindi è stato un momento di ulteriore incontro internazionale. La dimostrazione è che al di là del nome del primo ministro, l'Italia è rispettata, apprezzata e stimata nel mondo, e noi forse, noi italiani per primi, dobbiamo toglierci un po' del provincialismo di pensare che il nostro contributo, il nostro apporto non sia importante nel mondo. Su tutti i temi, anche su quello della sicurezza nucleare, c'è invece una grandissima attenzione nei nostri confronti. E poi naturalmente questa settimana ha l'appuntamento fondamentale del G7, su cui tra qualche ora arriverà lo statement dei paesi che ne fanno parte. Giovedì l'incontro con gli Stati Uniti d'America, con il presidente Obama. Penso che sia la dimostrazione che l'Italia sta lavorando. C'è grande curiosità oggi con il primo ministro giapponese, grande curiosità e grande interesse rispetto alle riforme che peraltro proprio in questa settimana stanno andando avanti in sede di Parlamento. Io credo che questi incontri internazionali confermino che gli italiani debbono avere grande consapevolezza del proprio ruolo. Poi stasera, anzi stanotte, torniamo in Italia di corsa per continuare il lavoro sulle cose concrete di tutti i giorni. Sarà il ministro Mogherini a rappresentarci domani qui, però quello che vorrei dire è che davvero c'è grande fiducia, curiosità e interesse da parte del mondo verso l'Italia. Sarà opportuno che torni un po' di consapevolezza anche negli italiani del fatto che abbiamo molto da dare e non soltanto da chiedere.